glamour, runway, style, fame. She likes fashion. Da 50 anni sono le nostre cucine a parlare per noi. Per questo siamo diventati i numeri uno. Cucine Lube. Devi sottoporti a risonanza magnetica? Affidati allo studio di radiologia Bracconi di Terni. Da noi trovi la risonanza magnetica aperta di ultima generazione, unica nel centro Italia. Le bassissime emissioni dei nostri macchinari sono ideali in campo pediatrico e per donne in età fertile. Fai qualche chilometro in più per molte radiazioni in meno. Prenotazione in 24 ore e consegna dei referti immediata. Studio di radiologia Bracconi a Terni, in via Paginotti 8, zona Piazza Tacito, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Avevo paura di donare il sangue, ma poi con questo gesto ho aiutato Elena, Filippo, Samir, ma anche molte altre persone.
Che parte? Prego, prego. Subito una domanda a bruciapelo, mister. Sì. Passano gli anni, passano i giocatori, passano le gestioni tecnico-tattiche, cioè. Che si può fare per evitare che due volte su tre da calcio d'angolo si conceda agli altri, o un gol o una palla gol? Si lavora, però ecco, quando le cose non vanno come vorremmo che vadano, a ogni minimo situazione è chiaro che perdi un po' questa fiducia, però devo dire che sto intravedendo qualcosa che sta maturando, sta crescendo nell'atteggiamento, nel volere risorgere. Vedo questi ragazzi che nei modi mi stanno piacendo, devono continuare a migliorare, ritrovare più forza, più convinzione in quello che si fa, ma soprattutto la disponibilità anche a ruotare come gruppo, perché anche in queste partite ravvicinate è sempre una valutazione, no? Qualcuno che rientra, per esempio l'altra volta, l'ultima partita in Coppa, abbiamo giocato adattato Pobega centrale, però vedo che c'è molta disponibilità, questo secondo me è un buon segnale. Ora bisogna cercare di eliminare i piccoli errori che a volte ci fanno fare, poi non ci fanno raggiungere il risultato, però vedo che siamo lì, vedo che la voglia di ritornare c'è. Oggi hanno fatto un buon allenamento, domani dobbiamo scacciare la paura e giocare come sappiamo fare da questa categoria, perché quello che ancora ci manca forse è un po' questo, no? Cerchiamo di fare, però ci manca quell'altra parte, che è essere aggressivi, andare a prendere gli altri, far capire che la Ternana deve fare la Ternana, che in questo periodo l'ho visto poco fare, nella mia gestione parlo. Queste considerazioni sono anche alla luce di quelle di Viterbo, oppure? No, ma anche, ma è sempre un po', io guardo il mio percorso, non posso guardare chiaramente prima, però vedo con il rapporto e con il lavoro, quello che stiamo facendo, vedo questa voglia di venirne fuori, se vedo nei ragazzi che ci provano. Dopo, per esempio, Renate, io l'unica regola che non scritta che c'è nel calcio, se sbagli paghi. Noi, sicuro che noi, se sbagliamo mezza volta, in questo momento qua la paghiamo, perché a Renate è una partita che avevamo in mano, però è colpa nostra, non è che do la colpa alla casistica, la colpa è la nostra, che dobbiamo migliorare in quei piccoli cose. Però vedo disponibilità, e questo deve venire in maniera, perché ci manca la vittoria, per ridare tutto quello che dico è racchiuso nella vittoria, come se sempre si parla, ma la cosa che conta sono i tre punti, e noi questo bisogna trovarlo, ma io quello che gli chiedo è che lo dobbiamo trovare attraverso la nostra crescita, il nostro modo di giocare, il nostro modo di interpretare le cose, di viverle, di essere pronti. Chi gioca prima, chi gioca dopo, se entra in campo deve essere lì sul pezzo per dare una mano al compagno. Fino a che non vedo queste cose qui, allora non siamo quella squadra che voglio io, e allora è più difficile. È più difficile. Mi servo in 5 minuti sì. Due posizioni, rigori, altre situazioni, cosa trova di positivo rispetto a quella partita? Ma guarda, fino al rigore, il primo sulla barriera girato di mano, la seconda è una disattenzione, perché un rigore è stata una disattenzione, perché è una palla libera calciata così, era leggibile, e quella disattenzione, e sono quei particolari che dicevo prima. Magari in altre situazioni, come è successo a loro, quando noi di testa all'ultimo bifulco ha avuto l'occasione che era solo, a noi non lo fai gol. Perché è il frutto di quello che dicevo prima, quando non gira, in questo bisogna stare attenti, però per assurdo poi giochi il 9 e giochi anche meglio, e questa è una reazione che è sintomo, che su questo devi lavorare, su lo schiaffo, anche in 10, no? Qualcosa di meglio. Sì, perché dopo c'hai la facilità di tirar fuori quello che sei veramente, allora c'è questo freno che io sto cercando di toglierlo, perché non voglio una squadra frenata, ma voglio una squadra che
che ha coraggio, che diventa sempre più padrone di se stesso. Io sto intravedendo, non lo posso dire per i risultati perché ancora non abbiamo vinto, ma io sono fiducioso, non so perché, ma sono fiducioso. Mister, la piazza invoca Bandecchi, il padrone, lei l'ha sentito questi giorni? No, in che senso invoca? Nel senso, la piazza vorrebbe che Bandecchi ci rimettesse la faccia in questa situazione di stallo della terra, di crisi continua. Ma io non, cioè, non lo sento, ma sento col direttore, parlo sempre col presidente, cioè, c'è un contatto continuo, si parla della situazione, gli dico le cose che vedo, cosa si può migliorare. Io penso che c'è un feedback continuo in questo, perché dopo la devi vedere anche a 360 gradi, cercare di risolvere più situazioni per creare. A me mi sembra così, parlandoci, mi sembra una società che ha la voglia di fare, cioè, questo io lo leggo, poi voi lo sapete, ma io in quel poco che ho visto c'è questo desiderio, che c'è la voglia di vincere, c'è la voglia di, e questo ti fa a volte annebbiare la vista, no? Però bisogna capire come si vince, perché se vuoi creare un progetto che ha una scadenza importante, che arrivi poi a dare quelle soddisfazioni che io credo che vogliono dare, io credo che costruire tutto un insieme, no? Dalle infrastrutture, dalle fondamenta, perché io questo credo, perché io sono stato abituato dove sono stato, anche da giocatore, ho visto crescere l'Udinese, ho visto, so dove sono partito, dove siamo arrivati, ma in tutte le situazioni dove sono stato ho visto una crescita. Io, secondo me, questa è, cioè, una base, un bacino, un insieme dove si può lavorare, ma se è, devi vincere, poi non c'è una preparazione, poi secondo me è un po' riduttivo, secondo me c'è da fare un passo un po' più profondo, questo che vedo io nel poco tempo che sono qua, nel poco tempo che giudico, quindi giudico nel poco tempo, però vedo, sento questa pressione di dover vincere per forza, ma questa è normale, che io non posso andare, cioè, fare le cose così, devo avere una linea e sentire la pressione dietro le spalle, non dico proteggere, perché non devo proteggere nessuno, devo solo dare a questi ragazzi quelle certezze che forse hanno perso, perché questa è la verità, queste hanno perso, ma ce l'hanno, non è che sono sparite, lo devono ritrovare con l'entusiasmo, con la voglia di fare, di mettersi in gioco. E questo ci rincuora la sua positività pensando al futuro. Io penso quello. Quando arrivò a Trapani, no, era peggio di questo, peggio, ma molto peggio. Però in poco tempo è riuscito. Quattro a partite, io quattro partite ho fatto un punto anche lì. Quindi, no, io provo, queste cose che le ho già vissute, quindi non posso trasmettere alla gente quello qual è il percorso, perché devo lavorare su questo, sul gruppo loro. Io vorrei che loro capissero che quando devi fare una cosa straordinaria ci devi mettere una cosa in più, non puoi farlo dicendo sì, siamo bravi, e senti ripetere sempre quello dell'inizio dell'anno, sono i più forti, se sei più forte lo devi dimostrare. Ora devi vedere la realtà. La realtà è questa, ma noi bisogna ritrovare quello che pensiamo di essere. Ma lo fai se ti fai così, se ti tiri sulle maniche, dal primo all'ultimo, senza mugugni, con i fatti. Quando lo vedrò questo, io li sorreggo, però voglio gente così. Voglio una squadra che si rappresenti in questo che ho detto prima, perché allora può venire fuori una cosa bella. Però oggi posso dire solo questo, cioè devo cercare di lavorare, non è che quello che ho detto il primo giorno, le promesse, io non so, né Gesù Cristo e né un mago, il mago Merlino, neanche il mago Merlino, perché è sempre il magheggio nel mago, no? Io devo essere concreto, devo dargli delle certezze attraverso il lavoro, ma veramente l'intensità, io voglio una squadra che ha coraggio, che osa, che va ad attaccare, ma insieme, che è ordinata. Che chi, ripeto, gioca tre minuti, io voglio vedere in loro i tre minuti, ma voglio vedere gente che ci dà tutto, punto. Poi vinci o perdi, questo ci mancherebbe altro, non è che con questo vinci, però vai più vicino a vincere se fai così, questo voglio, perché non voglio avere la stessa intensità degli altri, poi mettiamoci le qualità che abbiamo, poi dopo quando siamo pari così vediamo che succede, può succedere che si può fare una cavalcata, fare il momento giusto al top e poi giocarcela. Questo è quello che penso io.
e lo dico ora e per sempre, perché è così, perché questa è la strada e non si può abbassarla, perché noi abbiamo meno margini di errori degli altri, perché ci abbiamo fatto andare in corsa. Quindi come posso mandare un obiettivo a lunga scadenza? Io devo vedere le tre partite, allenarli e partita, allenarli, però voglio miglioramenti sempre, voglio nell'atteggiamento, nel modo di essere, e in questo lo sto intravedendo. Però Viterbo non ha detto questo fondamentalmente. Ma sai, se tu guardi la prestazione ha ragione, ma la prestazione, non è la prestazione, scusi, il risultato sbagliato, ma ci sono tante cose invece, ripeto, si è giocato con situazioni, con tanti giovani. Io mi ricordo quando sono arrivato l'idea, magari la Coppa, no, io invece l'ho voluto utilizzare per cercare di vincere, perché non è che siamo usciti, no, non volevamo uscire, no, volevamo andare avanti, però con questo tipo di atteggiamento, cioè... Per quello che non mi spiego, sì. La Ternana fino al rigore, al primo rigore, gestiva la partita, sì, senza problemi, certo, no? Certo. Spesso non tirava mai, quindi... No, non si è mai preso un tiro in porta fino a quel momento. Allora, e le cose si è preso, sì, poi si è parato, c'è stata anche la forza di... Doveva essere una spinta in più, invece lì è andata poi in destra completamente, cioè, no? ha lasciato la partita... No, si è fatto un errore, no, siamo rimasti in 10 in una situazione, questo, un particolare che era leggibilissimo, è un particolare. Lui, anche se ne fa, ne commette due... Sono talmente clamorosi, ma spesso se ne fanno tanti e non ti perdonano. Oggi qualsiasi cosa tu sbagli la paghi, perché è così, e dopo entri nella sfiducia, e allora dopo ti viene l'ansia, quando va l'ansia perdi lucidità, non fai quello che devi fare, e invece per voler fare di più ti trovi in una situazione di difficoltà. È quello che succede quando devi rincorrere, non c'hai margini, ma anche questo è un tipo di allenamento che devi avere, cioè affrontare le cose. È come quando tu vuoi fare una cosa per forza, cioè ti viene l'ansia e dopo non la sai gestire. Invece noi, mi è sembrato anche in questo, perché dentro questi si sentono l'obbligo che devono vincere sempre, e lo sapevamo dall'inizio, appunto, e dopo ora però devi rincorrere, e bisogna essere capaci di ritrovare un'idea, un modo e soprattutto un'interpretazione che ci porti a... Io questo sto facendo, e siccome mi è già capitata a me questa cosa qua, in più situazioni, non solo a Trapani, mi è successo a Brescia, dove c'avevo una sera, poi siamo arrivati a fare i playoff, cioè le situazioni per ricreare, tu entri e devi capire velocemente tutto e portare tutto un disco. Non è così, cioè, non avviene così. Io quando ho detto chiedo pazienza, non per pararmi il culo, scusate se sono volgare, non mi interessa. Io se sono scelto di venire qui perché ci credo. E se ci credo, ma non mi limita a credere in quello, poi non ce la faccio, non sono, per l'amor di Dio. Però io voglio questo, perché mi piacerebbe creare un qualcosa che va oltre questo. Perché secondo me c'è la tipologia, però non posso guardare cosa succederà fra un anno o due, devo vedere l'immediatezza della cosa. E l'immediatezza è un'esperienza che ho già fatto più volte e vorrei, sto cercando di dare questa esperienza a loro, perché dopo gira, e sono loro, e dopo mi sento dire è quello no, è quell'altro no, questi sono, io devo usare questi ragazzi qua al meglio. Questo devo fare, non c'è quello no, quello no, quello no, quello perché, quello per qual'altro, cioè non si va da nessuna parte. Io non posso stare a pensare a quello, devo vedere quello che vedo lì e cercare di trasmettere il meglio quando si gioca. Domani è questo, da domani già. Da chi riceve questi input, quello no, un discorso no, accademico il suo? Sì, oppure... accademico, non è che qualcuno mi dice, ci mancherebbe pure quello, guarda. Senta una cosa, non c'è bisogno di, su quello andate sicuri. Un'altra cosa, il suo predecessore Luigi De Cagno diceva, sì, spesso: a volte abbiamo troppa fretta di sbloccarla subito e non ci mette, ci frega, diciamo, il fatto di non avere pazienza. Ha notato anche lei la stessa cosa?
No, io ho notato, cioè, quando sono arrivato ho notato queste interpretazioni, queste cose individuali. A me piace che si ragioni da squadra, in maniera collettiva, in un ordine, un'organizzazione, però voglio determinazione, voglio corsa, voglio aggressività, che bisogna migliorarla, perché vuoi per caratteristica, però bisogna alzare l'intensità della manovra, la velocità, che vuol dire non correre di più ma far correre di più la palla, anche se è un campionato dove spesso si spallona, però bisogna adattarsi, non dire ma non si gioca, il campo è brutto, come è successo a Renate, detto se è brutto fate finta che è San Siro e giocate, non rompete i coglioni. Questo è il senso di... lo spirito deve essere questo, bisogna entrare in quest'ottica qui. Io credo che vedo dopo, domani tanto il campo sempre che parla mi smentirà, ma credo che vedo che c'è questa voglia di ritornare a provare a fare questa rincorsa. Quindi bisogna fare qualcosa di importante, bisogna saperlo, non è che è una città in barca, e noi e per questo ci vuole di più di quello che stiamo facendo, sicuro. Scusi, sì. Forse vorrei che si sbagli, però dall'esterno sembra che il reparto, i componenti del reparto che siano più in crisi siano gli attaccanti, ad eccezione di Pifrutto, no? Ecco, è un problema di testa, è un problema fisico, è un problema di organizzazione di gioco, magari che non vengono... Un po' tutto. Quando perdi la fiducia, dopo cominci a giocare individualmente, poi c'è quello che c'è un inizio di calo, c'è quello che ha dei problemini, c'è quello che magari non è in condizione. Io devo, per quello dico, voglio la disponibilità, devo cercare di centellinare tutto e fare in due uno. In ogni situazione, e questo che voglio sta cercando di fare, per questo gli chiedo di essere pronti, disponibili, quando venite chiamati voglio vedere quel continuare un cambio a quello che è uscito, cioè se si ragiona così come squadra si recupera anche magari le mancanze che ci sono in questo momento qua. E su questo versante tu l'avvisa anche su questo versante la disponibilità da parte? Sì. Perché poi se non poi dopo vedo, cioè uno mi può dire le cose a parole, ma poi voglio vederlo nell'atteggiamento. Di fatto. Certo. Sono indisponibili per domani. Domani Palumbo, un problemino, poi basta, rientrano tutti poi. Squalificati. Il problema di Palumbo quanto può preoccuparci, quanto si può ipotizzare che duri questo problema? C'è un risentimento muscolare, vediamo come è la reazione, si parla di 2 settimane, mi auguro si accorci, no? Me lo accorgo. Può attendere, non gioca sì. Gare ufficiali da inizio dicembre, credo, sì. Quindi credo si sia allenato da solo, però in gare ufficiali ha avuto da 2 mesi, quanto minutaggio crede che possa avere al momento? Sicuramente 90 minuti non è sicuro, però è un ragazzo che non è pesante, è abbastanza agile, quindi ce l'ha un tot minuti, ce li può fare, ecco. Non tanti, ma... Ah, maglia numero 9 comunque? La 9, grazie. Diceva di l'unico disponibile Palumbo che Diachide con Diachide c'ha una fasciatura, sì, è stato fermo qualche giorno, ha avuto questo problema al polso. Si è allenato, però ora vediamo. È disponibile? Sì, è disponibile, è convocabile, poi vediamo. So qualche dubbio, voglio vedere, perché sta provando più un paio di cose. Vediamo poi dopo la partita cosa si dice. Però ecco, voglio un'evoluzione, prima voglio una certezza, poi l'evoluzione. Quindi ci sto abituando a giocare in un modo o in un altro, in modo che... La certezza qual è? A 4? No, può essere che si sparta 4-3, però può essere che sia anche qualche variante. O un corso o l'inizio, vediamo. Prima voglio in questi 2 giorni ho capito. No, certezze no, però loro sanno che si può fare più cose provando. Due cose. Perché non voglio creare né confusione, voglio dare le certezze in quello che si fa, si prova. Quindi in questo momento le certezze non ce l'ha nemmeno lei, questo... No, ce l'ho. No, anche se... Sì, perché stiamo lavorando su concetti, quindi lavorando su concetti
è più facile poi dopo nello svilupparlo nei moduli, le cose, quindi si può giocare a 3, loro giocano generalmente giocano un 3-5-2 o un 3-4-1-2 come fuori casa più 3-5-2, hanno questi due attaccanti davanti, Andolfo e Ferrara, uno che smista, l'altro che attacca la profondità, una squadra che sta quasi sempre in partita nelle partite, poi dopo bisogna essere bravi noi a mettergli pressione. Le ultime 5 partite la faranno male. No, sempre, anche con la Triestina vinceva un 3-1, poi hanno perso 4-3, cioè hanno sempre fatto... No, li prende. Sì, li prende ma li fanno, cioè sono dei buoni... una squadra che c'ha, non so perché, ma di là di loro. Tutte le squadre prendono e fanno... con facilità. Bisogna trovare questa, bisogna trovare, aumentare questa andare a fare gol. Mi piace che un po' si cominci a svegliare non solo gli attaccanti, ma anche con gli inserimenti centrocampisti. Mi piace questo, un gioco corale. Ecco. Ancora sono lontano quello che vorrei, però sono fiducioso che ci si arriva. Da questo punto di vista, l'assenza di Palumbo è un problema, perché mi sembrava che ultime partite, quando ha giocato. È uno che c'ha qualità, quindi sì, ma però ci sono arrivati anche Castiglia, quindi che è un giocatore, insomma, non è che è l'ultimo arrivato, un centrocampista importante, sta bene, giocava, quindi non è che viene da un periodo di sosta, quindi è abbastanza, e basta. Penso che... Quanto è difficile oggi come oggi? Sì. Perché poi l'obiettivo è, non lo so, oggi come oggi sono i playoff. No, oggi come oggi è il Verona. Oggi come oggi è il Verona. Dopo quello... una squadra in ottica futuro, vuol dire quanto è complicato? È stimolante, però se non era complicato penso che non ero neanche qua. Nel senso, per il lavoro da impostare, a giugno devi avere un'idea di quello che tu vuoi e lo devi far trasmettere, lo trasmetti a questi ragazzi e loro lo devono interpretare. È una cosa che generalmente fai fatica a farlo in 6 mesi, cioè qui bisogna accelerare il tutto, però in un gruppo che è già insieme bisogna come dire, sbloccare questi ingranaggi che sono un po' fermati. Oggi mi pare che la proiezione sia la partita della domenica, non puoi andare a altre cose. Il lavoro settimanale, certo, non è che quando giochi, non è che dal giorno dopo devi sfociare anche il recupero che hai giocato, non è che li puoi massacrare, se no diventa uno stilicidio, un'altra infortunio e tutto. Cioè, ci sono delle cose che non puoi tapparti gli occhi e continuare a lavorare, no? Bisogna capire. E questo, come dicevo, la disponibilità di tutti, cioè la rosa va sfruttata tutta perché per questo motivo qua. Domani è anche fondamentale per, oddio, credo che nel breve periodo sia complicato far ritrovare entusiasmo alla piazza, alla tifoseria. Questo deve dipendere da noi, cioè inutile che, cioè, la cosa più facile è chiedere agli altri, no, noi, la gente, tanto noi bisogna conquistarla, noi bisogna riportargli quella voglia di seguirci, quella voglia di interpretare lo spirito che la gente vuole. Noi, dipende da noi, non c'è altro. Fare appelli penso che serva poco o nulla, bisogna fare, essere noi a trascinare nel modo, nei modi, nella convinzione, che ancora siamo lontani in quello che vorrei che sia, che fossimo, che vorremmo, perché non è che voglio solo io. Lei vorrebbe domani una squadra che aggredisce subito la partita, con i tempi giusti, e dopo non è che lo puoi fare 90 minuti, però voglio aggressività, voglio che sia in grado anche di gestirlo un po' la partita, perché certo, ovviamente 90 minuti tutti all'attacco non mi sembra il caso, no, ma infatti io questo devo trovargli, cioè sto cercando di lavorare su questo, la gestione della partita, che io lo sto dicendo in maniera facile, lo so che non è facile, però non abbiamo altra strada. Cioè, la nostra strada deve essere questa, deve avere un ordine, un'organizzazione e una convinzione,
e quando si fa una cosa si fa tutti insieme, poi quando si fa la, un'altra cosa, passa lo stesso, si fa tutti. Non possiamo regalare uomini, possiamo regalare nessuno. Infatti la cosa che si capisce di meno è che fondamentalmente ha allenato una squadra di professionisti, di gente che ha professionisti sulle spalle, no, campionati, tende qualche ragazzo che peraltro sta giocando bene, di Ricco Bega, no? Sì. Per dire una certezza, una 99 certezza, sì, sì. Ad oggi della Ternana. E quando ti trovi ad affrontare un'altra squadra che non ha lo stesso bagaglio culturale, diciamo, certo, no, calcistico, certo, della Ternana. No, la Ternana è come... stupisce il fatto che poi invece vai in difficoltà tu, loro gestiscono meglio la partita rispetto a te, tu vai in affanno. Perché tu, io quello che l'esempio gli ho fatto, cioè la Ternana, fra virgolette, è come... dall'inizio dell'anno era vista come la Juventus della Serie A. Ma questo cosa vuol dire? Questa è una responsabilità ulteriore. Non vuol dire perché tu sei la Juventus vinci. Tu allora devi giocare come chi ti affronta, perché te ti vedono in te una squadra da battere. Quindi tu devi avere ancora più rabbia. E questo che bisogna entrarci, che spesso è un po' un difetto, quando poi dopo vedi che ti allontani da quello che era, perdi quelle certezze lì. E lì è la forza di diventare un qualcuno. Andare oltre quello che è normale, e non tutti lo sanno fare. Adesso questa pressione di essere la squadra più forte non c'è più. No, no, ora devi fare una grande rincorsa per arrivare là, punto. Quello che devi fare. Bisogna adesso tornare a essere una squadra che fa punti, che deve vincere con il gioco, con l'interpretazione. Questo sto cercando di fare, il lavoro che faccio è questo. Va bene. Adesso diciamo tra infrasettimanali recuperi con una serie ottimistica, praticamente prevede turnover? Certo, l'ho detto prima, io vorrei disponibilità, perché è impossibile far giocare sempre tutti in così nel breve, quindi più rivedremo un po' di turnover, ecco, quando certo, io penso certo. Ma fin da domani. Grazie, prego. Una domanda,